Ciao amici di Luce Natura, ben ritrovati. Questo alle mie spalle è un ailanto e quest'oggi ci vediamo come eliminare l'ailanto, perché sì, per chi non lo sa, questo enorme tronco su cui sto poggiato è l'ailanto. L'ailanto, se ce l'avete in giardino, molto velocemente diventerà così grande, quindi assumerà delle dimensioni enormi, perché l'ailanthus altissima è una pianta che nel giro di pochi anni arriva a crescere fino a 30 metri. Perché è una pianta invasiva, è una pianta aliena originaria dell'Asia, che è arrivata da noi nel 700 e che è stata utilizzata all'inizio come scopo ornamentale per i giardini, poi è stata utilizzata lungo le strade proprio per la sua capacità di crescere ovunque, ma è una pianta invasiva, è una pianta che elimina le altre piante, quindi è molto molto pericolosa. E poi è una pianta che cresce con una velocità pazzesca e nell'arco di qualche anno vi diventa una cosa del genere, e quindi quando vi diventa una pianta con un metro di diametro, alta 30 metri, è un problema. Chi la toglie una pianta così grande? Quest'oggi vi spiego come eliminarla e perché eliminarla. Intanto impariamo a riconoscerlo. Se io adesso vi prendo una foglia, questa è l'ailanto. Sono foglie lanceolate molto lunghe, tutte le foglie sono praticamente una di fronte l'altra. È una pianta che può essere confusa facilmente col frassino e può essere confusa facilmente con quella che è la noce nostra, la noce nazionale. All'occhio di una persona principiante potrebbe sembrare simile alla nostra noce. Perché questo? Perché è una pianta decidua, una pianta caducifoglie che fa cadere le proprie foglie in inverno, e il suo tronco inizialmente, adesso ne togliamo una, ne tolgo una giusto per farvelo vedere, immaginate che perde tutte le foglie, siamo in inverno e il suo tronco è molto molto simile al tronco della noce. Ecco che se noi non facciamo attenzione possiamo confonderlo con una noce, soprattutto quando è inverno. Dobbiamo stare molto attenti quando eliminiamo l'ailanto, perché è una pianta urticante per quanto riguarda la pelle dell'uomo, perché ha una sostanza alcalogena che è l'ailantina, quindi stiamo molto attenti, e quando la andiamo a rimuovere dobbiamo indossare i guanti, magari una maglia, ecco, a maniche lunghe, proprio per evitare di andarla a toccare con la pelle. Amici, l'ailanto è una pianta invasiva perché? Perché l'ailanto intanto è dioica, quindi ci sono alberi maschi e alberi femmine, però non è questo il punto, è che si riproduce sia via seme che sia con il suo apparato radicale ricaccia dei polloni, quindi è una pianta molto pollonifera che caccia questi polloni attraverso le proprie radici. Questo che cosa comporta? Comporta che avendo un apparato radicale esteso anche 15 metri, io in questo caso sono venuto qui perché qua c'è proprio un esempio lampante, questo è un enorme ailanto che non è tanto grande, perché l'ailanto campa massimo una cinquantina d'anni, quindi se noi pensiamo che un tronco del genere abbia tantissimi anni vi sbagliate, questo può avere 20 anni, 25 anni, insomma fa subito a diventare una cosa del genere. Però che cosa succede? Che il suo apparato radicale caccia altri ailanti, e quindi in poco tempo un terreno magari incolto, abbandonato, lo trasforma in un bosco di ailanti. Vi faccio vedere una cosa: se noi camminiamo lungo questa striscia, guardate qua, vedete questa striscia di ailanti? Arriva fin qui più o meno, altro non sono che ailanti tirati fuori dalla radice, magari una delle radici principali di quest'albero. Quindi vedete che cosa combina? Vi tira fuori una striscia di ailanti allucinante che vi va a chiudere il terreno. Se noi andiamo dall'altro lato, altra striscia di ailanti molto grande che va a finire su una noce. Ecco perché sono venuto qui, perché qua c'è un chiaro esempio lampante. L'ailanto tira fuori questa striscia di ailanti piccolini e quando trova un ostacolo la radice sbatte, devia e tira fuori altri ailanti. Quindi se trova ad esempio il muro di una casa, un muro in cemento armato, un muretto, un ostacolo, sbatte e tira fuori l'ailanto. Questo ailanto cresce e vi spacca il muretto, la recinzione, quello che sia. Se trova un albero, stessa cosa, sbatte, devia e vi tira fuori, eccoli qua, tutta una serie di ailanti che stanno, ed è questo il motivo principale per cui questa pianta va eliminata dove è possibile, come con tutti i mezzi possibili, questi ailanti stanno uccidendo
questa bellissima noce. La stanno uccidendo perché l'ailanto è una pianta allelopatica, è una pianta che nelle sue radici produce una sostanza chimica che è l'ailantone, che va a inibire lo sviluppo, va a rovinare lo sviluppo delle altre piante, le va a uccidere praticamente e fa in modo che non ne crescano di altre. Questa povera noce sta venendo invasa da una montagna di ailantone ed è destinata a morire, sta seccando, si sta rovinando. Ed ecco perché l'ailanto è veramente pericolosa, perché proprio nel vero senso della parola sfratta le nostre piante autoctone che vivono in Europa da millenni, le sfratta e ci si mette lui. Quindi è una pianta molto invasiva. Attenzione che questi qua sono cresciuti in un anno, cioè in un anno questa pianta cresce molto velocemente, infatti l'Ailanthus altissima è conosciuta anche come pianta del paradiso, perché è una pianta che svetta con una velocità pazzesca. Questi polloni, diciamo, di questa pianta madre sono cresciuti così tanto in un anno, quindi in un anno hanno raggiunto 2 metri di altezza, anche più. Capite bene che è una pianta molto pericolosa. Ora concentriamoci su come eliminarla. L'ailanto lo possiamo eliminare meccanicamente in 2 modi diversi o chimicamente. Sul lato meccanico, la prima cosa che ci viene in mente qual è quella di andare proprio fisicamente a tagliare alla base il nostro ailanto. Cosa succede? Succede che se noi lo tagliamo alla base, l'ailanto riparte. Riparte però con una vigoria un po' più ridotta, Quindi se noi lo vogliamo eliminare meccanicamente, dobbiamo prevedere un taglio e poi una serie di tagli successivi. Ci vogliono 3 interventi all'anno per 5 anni. Il primo intervento di tagliare fisicamente i polloni lo possiamo fare verso aprile-maggio. Secondo intervento, tornando sullo stesso posto a tagliare di nuovo i ricacci, i nuovi polloni, verso giugno-luglio, tra giugno e luglio. Terzo e ultimo intervento tra agosto e settembre. Se noi effettuiamo 3 interventi di taglio all'anno per 5 anni, abbiamo eliminato completamente l'ailanto. Secondo modo per eliminare l'ailanto è quello di andare ad estirpare fisicamente le radici. Le radici le possiamo estirpare ovviamente con un attrezzo, una vanga, un piccone, qualcosa, quando il terreno è morbido. Quindi dopo una bella pioggia, quando il terreno è bello morbido, possiamo andare a cacciare fisicamente le nostre radici. Eccole qua. Questa tecnica è sicuramente più efficace, però lo possiamo effettuare sui giovani ricacci. Quindi all'inizio, nei primi anni, la prima cosa da fare se siete infestati da ailanto è tagliare. Tagliare per 5 anni, però durante questi tagli, se ci sono dei piccoli germogli che ripartono, li possiamo andare a estirpare. L'altro metodo, mi metto così perché c'è un po' di vento, l'altro metodo per eliminare l'ailanto è quello di effettuare una cercinatura. La cercinatura consiste, nel caso in cui per esempio con un ailanto come questo così grande, consiste nell'effettuare una serie di tagli lungo il tronco. Li possiamo effettuare col segaccio o li possiamo effettuare con una motosega, non è importante che il taglio sia dritto, quello che è importante è che il taglio sia circolare lungo tutta la fascia del tronco e che sia profondo almeno un paio di centimetri. Questo perché? Perché dobbiamo andare a intaccare quella che è la corteccia, il libro e il cambium. Dobbiamo arrivare fino al cambio. Se noi arriviamo fino al cambio, quindi 2 centimetri lungo tutto il tronco, abbiamo indebolito molto la pianta. Seconda operazione, altro taglio sempre di 2 centimetri di profondità, distanziato dal primo taglio di 7-8 centimetri. Terzo taglio, altri 7-8 centimetri. Quindi noi andiamo a effettuare 3 tagli circolari, che si vanno a chiudere, quindi in circolari completamente chiusi, che in totale sono distanziati almeno 15 centimetri, quindi diciamo 7-8 centimetri, 7-8 centimetri, un altro taglio. Ecco che se noi effettuiamo questi 3 tagli, non è necessario andare a rimuovere la corteccia, non è necessario fare un'anellatura, ma proprio una cercinatura semplice, noi andiamo a rallentare la vigoria dell'albero e lo mandiamo incontro alla morte, per eliminare meccanicamente un ailanto. Ovviamente poi un ailanto, soprattutto se è grande, una volta che sarà secco andrà abbattuto, perché poi un albero secco è pericoloso, possono cadere i rami che si sono seccati, quindi mi raccomando, lo facciamo la cercinatura, ma poi
una volta che l'albero si è seccato completamente lo dobbiamo abbattere. L'ultimo metodo, giusto ve lo accenno, ma questo è riservato diciamo ai professionisti, è nei posti in cui è consentito utilizzare certi prodotti chimici, è quello di andare a utilizzare un erbicida sistemico. Con l'erbicida sistemico come si fa? Ve lo accenno soltanto, ma non è un metodo che io amo, anzi ve lo sconsiglio vivamente, però ve lo dico giusto per dovere di cronaca. Come si fa? Ci si porta a mezzo metro di altezza dal tronco, con il trapano nelle punte da 10 si effettuano dei buchi inclinati di 45 gradi e profondi 3-4 cm. Lungo questi buchi si fa scorrere quella che è un erbicida sistemico, di solito in piccole quantità 1-2 ml, e si vanno a effettuare questi buchi lungo tutto il tronco ogni 50 cm, stando attenti a non far uscire fuori il liquido, e dopodiché si sigilla il buco con del mastice. Questo è quanto. Anche questo metodo chimico serve proprio ad uccidere le lante. Ovviamente ve lo sconsiglio perché poi nel terreno restano delle sostanze dannose, quindi andiamo a inquinare il nostro terreno. Le funzioni meccaniche sono molto meno invasive e meno dannose. L'altra cosa che voglio dirvi è che l'elanto lo potete riconoscere anche per il fatto che emana un odore sgradevole. Quindi qualcuno la chiama la pianta puzzona, insomma è la classica pianta che come la tocchiamo emana un odore sgradevole, e quindi anche se avete dei dubbi se sia un elanto o no, vi basta scuoterlo un po', sentire l'odore che emana sia al taglio che sfregandolo, che è veramente, diciamo, un odore veramente disgustoso. Quindi amici, ricapitoliamo un attimo: se lo volete eliminare per via meccanica avete tre opzioni. La prima è quella di andare a tagliarlo ripetutamente, almeno 3 volte all'anno per 5 anni. La seconda opzione, se ci troviamo dei germogli piccoli, è quella di andare a eradicarlo, quindi andiamo proprio a spiantare le radici. La terza opzione è quella di effettuare una cercinatura e farlo seccare. Si effettuano 3 tagli circolari distanziati di 7-8 cm, quindi un totale di almeno 15 cm circolari per tutto il tronco. Io adesso ve lo faccio vedere un attimo su un tronchetto, ma è la stessa cosa. Si effettua questo taglio circolare per tutto il tronco. Adesso immaginatevi che sia un tronco grande. Poi ci si distanzia di 7-8 cm, altro taglio circolare, e poi altri 7-8 cm, altro taglio circolare. Questi tagli devono essere profondi almeno 2 cm, in modo da interessare sia la corteccia che il libro che il cambio, e facendo così non è necessario rimuovere la corteccia. Ora immaginatevi che questo sia un grande albero. Una volta che noi abbiamo effettuato questi 3 tagli circolari, l'albero si secca, muore, rallenta la sua vigoria, si secca e muore, e una volta che è secco lo possiamo abbattere. Amici, anche questo video dell'elanto spero vi torni utile. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like, un mi piace, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, non perdetevi i prossimi video. Io allora, detto questo, non mi resta che salutarvi, vi ringrazio come al solito per l'attenzione, un saluto e un abbraccio di cuore.